Ah. Ma cosa? Dammi lo scrigno. No! Stai bene. Sto bene. Sto bene. Ok. Jonah! Oddio. Pronto. Ok. Ci sono. Sto bene. Ma che ti è saltato in mente? Se fossi stata tu, avrebbe funzionato. Non andranno lontano. Vai. Vai, non preoccuparti. Dal punto di vista della regia questa parte è fatta un po' col culo. Busta, c'aveva il salto, adesso c'aveva... Praticamente sta saltando il doppio di quello che dovrebbe saltare di solito. Poi anche l'animazione è tutta... Bello il fango, dice no! L'ho visto dopo la corda. Consolata. Che mi amo. Ma quanto manca a Paititi? Ci siamo quasi. Ho perso lo scrigno, mi spiace. Non è colpa tua. È di Dominguez, è della Trinità. Ora, come in passato, fin da che ho memoria, è sempre stata colpa loro. Potevo avere una famiglia. Tutto sarebbe potuto essere diverso. Prenderemo lo scrigno e fermeremo Dominguez.
Casualmente era lì a aspettarci. Proprio lì. Altezza. Laura. Dov'è lo scrigno? Amaru l'ha preso. Ma la morte del sole si avvicina. Lo prenderemo prima che completi il rituale. Non sarà facile. Dovremo cambiare piano. Ti prego, preparati con calma adesso. Riuniremo tattici e guerrieri. Grazie. Io resto per aiutare Ucho. Se hai bisogno, chiama. Ok. La città del serpente. Intanto mi sono scoperto. Beh, lui penso, no? Lara, è un piacere rivederti. Anche tu, Ucho. Come vanno i preparativi per l'incoronazione di Ezli? Non bene, purtroppo. Dopo la tua partenza, un gruppo di cacciatori ha trovato il corpo di Zan nella giungla. Zan è uno degli uomini che hai inviato. Per recuperare l'arco del paladino, sì. Lara, detesto chiedertelo, ma... Vuoi che recuperi l'arco del paladino, giusto? Lo so che chiedo molto. È l'oggetto più sfuggevole di tutti. Zan era uno dei migliori. Cos'è che rende tanto speciale quest'arco? Gli avi della regina Unuratu lo ricavarono dal legno del primo albero Saiba che crebbe nella selva fuori città. Fu tramandato per generazioni. Lei ne fece omaggio a Saidi, il padre di Ezli, come dono nuziale. Simboleggia l'unione delle due famiglie. Purtroppo andò perduto anni fa, rubato dal Nawal. Il Nawal, un essere che ha il potere di trasformarsi in animale, giusto? Esatto. Si aggira nella giungla fuori città. Invidioso, ha convinto Saidi a dargli l'arco con l'inganno. Ezli è il legittimo erede dell'arco del paladino. Senza di esso non può essere incoronato. Ok, indica sempre... Ci fa sempre andare a cercare le cose. Passi da qui, risalendo dalla riva del fiume. Tranquillo, riprenderò l'arco. Vabbè, questa parte qua, in questi ultimi... L'ultima mezz'ora, diciamo così, ci sono 20 minuti, c'è un po' di problemi di chiamano di montaggio, anche se poi non è proprio solo quello, è un problema proprio tecnici. Non posso credere a quanto è cresciuto Ezli in così poco tempo. Sarà un grande sovrano. Ha perso entrambi i genitori. Anche tu? Sì, ma forse lo sta affrontando un po' meglio. Questo è ciò che si vede da fuori. Ha così tante responsabilità sulle spalle. Non oso immaginarmelo. La Trinità è passata in secondo piano. No. Ora c'è Paititi. Ok, vediamo. Queste robe erano poi. Ma anche questa qua, mentre sei su un ramo usa una freccia con corda per uccidere un nemico e nasconde il suo... Ma quando serviva finora questa cosa? Cosa serviva? Quello lì magari non è male. L'istinto di sopravvivenza dura per un periodo di tempo prolungato, dopo che inizi a muoverti. Evidenza, nemici, risorse e oggetti. Nella modalità tutt'uno con la giungla, che è la nostra modalità. Abbiamo questo è 3 e questo è 2. Cosa significa? Significa che questo è valido comunque, cioè comunque ha qualche utilizzo anche nella nostra modalità che non abbiamo l'istinto di sopravvivenza, non lo so. Oppure tempo maggiore, ho 3 punti.
Devo dire che questo qua lo proviamo a prendere, anche se sarei stato curioso di vederlo, però vabbè, chi se ne frega, lo prendiamo e basta. Poi questo manca 3 punti, questo non sarebbe malaccio. Proviamo a prenderlo, ma mi sa che è sprecato. Comunque, vabbè. Non è che tutte le cose che abbiamo preso siano poi così utili, come abbiamo visto. Sopra questo qua. Non c'è più nessuno. Solo la tenera coppietta di morti. Vabbè. Obiettivo attuale. Recupera l'arco. C'era quella quest qua e c'era anche questo. Ma la zona un po' fatta. Qua è dove c'è stato tutto l'alluvione. Proviamo ad andare a fare un giro dei mercanti. Vediamo se non ci parlano perché non abbiamo sul costume locale. Andiamo un attimo. Eila. Guarda cosa vendo. Questo cos'è, no? Mantello. Qui abbiamo 8.000 pezzi d'oro. Quando vuoi, mi trovi qui. Ah, un attimo, questo era. Cosa ti serve? Ah, no, fareta, Che fareta. idee ti arrivano? Guarda pure. Forse Ehi, ho ciò che salve. Cerco. Salve. Ok, potenziamento coltello. 2000. Probabilmente riusciamo a prenderle Gli tutto. dèi ci arridono. Grazie, Ishiki. Però non so più dov'è quella tizia là. Mercante qui, mercante qua, ok, ma quella tizia che ci dava il coso per sbloccante, la cavolo si chiamava, dove è finita? Insomma, più tipo da queste parti. Come vanno le cose? Come posso aiutarti? D'altra parte questa non c'era. Capiente zaino termico, aumenta le quantità di risorse naturali. Però Guarda questo. prima io voglio comprare qualcosa là. Dov'è? Questa? C'è fa. Arrivi in un momento critico. I conciatori, i macellai, i tessitori, i tintori, anche gli insegnanti. Tutti i quartieri si stanno preparando. Ci sarà molto da fare al mercato. Ci sono grandi cose all'orizzonte per la città e la sua gente. Dobbiamo fare il possibile per aiutare Kukulkan a inaugurare un nuovo mondo. Boh, onestamente non ho idea.
due sia sparita. Era l'unica che aveva quella cosa lì. Temo che sia l'unica che avesse quella cosa lì. E poi c'è un mercante qua, ma questo qua non aveva niente, non credo che adesso abbia preso il posto di quell'altro. Qui c'era appunto un po' di cripte da andare a vedere. Non ho proprio idea di... cammina per rispettare. È ridicolo questo. Certe cose sono ridicole. Sembrava un posto tipo questo. Dobbiamo andare a fare un giro nella vecchia zona. Non so, trovo assurdo veramente questa... E qua siamo chiusi dentro. Ma me ne ero accorto anche subito che era sparito quel... quella negoziante lì. Non posso credere a quanto è cresciuto Ezli in così poco tempo. Ha perso entrambi i genitori. Hai già detto? Chissà come si sente davvero. Beh, se la sta cavando meglio di me, non ci piove. Potenziamenti. Non c'è niente di diverso. Io non so nemmeno se è un bug questa cosa. Non... Ne ho che a indossare, ma non credo. Il vestito, quello coso, compare. Proviamo a fare quello magari. Mi racconti? Ho quello che ti serve. È questo che ci racconti. E se non mirino, silenziatore, niente da fare. Sono sempre pronto a fare affari. Allora, torniamo là. Abbiamo vestito.
Ok. No, lampeggiano ancora gli stessi negozianti, ma... È assurdo, io non l'ho comprato in quel momento, non posso più comprarlo. Ma? Non mi capito. Dovrei star lì anche a vedere che video era quello, se mi ricordo in che video l'avevo fatto quella cosa. Come va? Cosa ti serve? Niente. Questa è sempre cosa. Quando per puoi, l'arco, no. Era solo quella tizia là, cioè... Vabbè, comunque adesso andiamo un attimo là. Poi anche questa cosa che rimangano i test di gente con cui abbiamo già parlato insieme, boh. Siamo chiusi. Te chua hai le sotto bobo, cusotto beitan tu ho che salò, te tusku baslo, ti ma con al cash. Yes, seca tu cool. Ah! Ok, praticamente torniamo in questa zona qua. Questa è senza dubbio l'entrata della giungla. Un po' inquietante, e non a caso. Vai prima tu, prima io. Io là non ci vado proprio. Non hai visto l'uomo che hanno tirato fuori da lì? Quello che ne restava. Dai, solo in cima al sentiero. Se mio padre scoprisse... Ispezione alla giungla. Silenzio. Sento qualcosa che si muove. Strano. Questa carcassa è rimasta esposta alle bestie della giungla, ma nessuna si è azzardata a toccarla. E tu sì, invece. Vabbè. Se esiste, scommetto che l'arco del paladino è lì dentro. Possibile che non ci sia niente qua? Gli oggetti non sono inquadrati, quindi... Praticamente, ok. Funziona... in questa maniera. E devo comunque premere l'istinto di sopravvivenza, sembra. Vabbè.
questo? E chi l'ha vestito così? Se corri non sarebbe male. Finestra leggermente gigante. Abbiamo solo l'arco. Beh, morto. Cos'è la bestia di me questa? Questa non avevamo finito il tempo di esposizione e la parte finale l'hanno un po' fatta. Di certo, come no. Se qualcosa viene fatto d'oro, la flessibilità è inesistente. Okay. Riportiamo questo arco a Uchu. Però probabilmente è solo simbolico. Non si può. No, eh. Possiamo recuperare la pelle. Bello. Lo segnala, ma cos'è che segnala? Una pianta là sotto? È quel coso verde lì, che cos'è? Cioè, di qua. Comunque ci mostra, effettivamente ci mostra. Quello che non volevo che mi mostrava, più o meno. Tapiro lì. È caduto lì, non riusciamo a prenderlo, vabbè.
Ok. Di sopravvivenza, vabbè. Ma con l'alcash ti alludianta il sencheggio. Prima andiamo da Uccio. Cioè, sono riuscito a incastrarmi qua. Può uscire, sì, bravo. L'arco del paladino, l'oggetto finale per inaugurare il futuro di Paititi. E il Nawal l'hai dovuto affrontare? Sì, ora è morto. Ma dimmi, che forma aveva assunto? Era un giaguaro. Ah, la sua forma più potente. Deve aver visto in te un nemico davvero temibile. Uccio, da quanto il Nawal si aggirava nella giungla? Da piccoli ci raccontavano mille storie per evitare che oltrepassassimo i confini dei Paititi. Ma da quando Amaru ha preso il potere, il Nawal pare essersi risvegliato. Quindi Kukulkan ha portato il Nawal? Sì, per tenerci in una morsa di terrore. Ma ora è finita. Hai fatto una grande cosa per il futuro di Paititi, Lara. Sarei onorato se volessi unirti a noi per la cerimonia dei re. L'onore è tutto mio. Tieni, ho qualcosa per te. È un pezzo dell'armatura di Saidi, il padre di Ezli. Voglio che lo abbia tu, come simbolo del tuo coraggio. Grazie, Uccio. E questa parte finale qua, cioè finale, non so... Mi apro i tecnici, perché prima... Pochissima roba. Vi ha adunati qui per essere testimoni di un nuovo inizio! Benvenuti alla cerimonia dei re! Ezli, figlio di Unuratu, figlio di Saidi, fatti avanti. L'amuleto del Redentore contiene la saggezza dei tuoi antenati. Ascoltala. E governa con giudizio, equità e misericordia. Tutto qua. Incoronazione del re in una grotta. L'arco del paladino contiene la forza dei tuoi antenati. Rispettala ed esercita il comando con responsabilità e imparzialità. Infine tu, giovane Ezli, contieni il futuro. Assumi il tuo ruolo di re con zelo. Crea la speranza. Crea l'amore. Non passivamente, aspettando una grazia superiore dall'alto, ma facendo il possibile per crearla tu stesso. Popolo di Paititi, è con grande orgoglio che vi presento Ezli, figlio di Unuratu, figlio di Saidi e... Popolo di Paititi, quattro persone... Tutte le altre sono fuori, praticamente. Vestigia tunica di Manco. La parte qua sarebbe stato interessante sentirla col doppiaggio originale, perché proprio l'enfasi qua era completamente... Missione completata. Ne avevo solo un punto mobilità, quindi non serve a niente. Inventario abbiamo già visto, ma... Pelle spettrale, vantaggi nessuno. Nessuno.
No. Niente, andiamo. A questo punto andiamo verso l'obiettivo. Io poi dopo cercherò di guardare quel discorso del mercante lì, perché è sparito.